e benvenuti a questa nuova inaugurazione di un'altra mostra, la Galleria della Via degli Artisti. Siamo onorati di presentare questa sera un artista inedito, giovanissimo, molto talentuoso, Amedeo Mancini. Grazie dell'introduzione. Allora, Amedeo inaugura la tematica di febbraio della nostra galleria, che è Eros e Mito, e la sua mostra prende proprio il titolo da questa tematica, Eros e Mito. Allora, Amedeo, illustraci la tua mostra. Allora, partiamo da quest'opera. Sì. Allora, quest'opera rappresenta l'ego. Questa persona è letteralmente incatenata come un prigioniero al proprio ego. L'ego non è altro che il peso delle proprie convinzioni, delle proprie abitudini tossiche che ci fanno incatenare ai nostri lati più brutti della nostra vita. Da un lato questa persona è rimasta ancora incatenata, dall'altro lato questa persona ha iniziato un percorso di liberazione, infatti la catena mi è spezzata. La persona che rappresenta in queste opere quasi mai si vedono in volto, proprio per generalizzare quello che è il soggetto di queste opere, cioè possiamo essere tranquillamente noi stessi, cioè questo può essere il corpo di chiunque, non è mai identificato a non una è persona. Neanche di genere, quindi non è che rappresenta le donne, rappresenta l'umanità, che è legata alle proprie convinzioni del proprio essere. Senti, questi piedi sporchi. Questi piedi sporchi. Mi hanno colpito in modo particolare, come colpirono i piedi sporchi dei pellegrini, della Madonna dei Pellegrini di Caravaggio. Ma quello penso che sia dovuto al fatto che questa persona nella sua vita ha fatto un cammino di sofferenza che ha portato fino a questo punto, fino a tradicarsi. Quindi anche simbolico, il cammino di sofferenza e il cammino reale. Allora, un altro lavoro, possiamo passare a questo qua, che si chiama Anatema. Quest'opera qui è un'opera concettuale come la prima, che rappresenta il concetto del sacrificio volto alle divinità, cioè questo rappresenta l'offerta votiva, il sacrificio votivo, umano o non umano, perché potevano essere anche altre cose, che veniva fatto verso gli dèi, per gli dèi, in cambio di un qualche favore. E questa persona sta guardando in faccia la propria morte, quell'isola là dietro è l'isola dei morti di Arnold Bogen, pittore tedesco, no? Simbolista. E quel marchio in alto che vedete nel cielo è semplicemente, cioè, tra virgolette, un semaforo verde che indica che lei è definitivamente morta e può iniziare il trasferimento, diciamo, verso la di là, no? E cosa importante della cultura greca, qualsiasi cosa che veniva offerta di divinità veniva considerata maledetta in quanto entrava in contatto con le divinità infernali, come ha detto. Quindi qualsiasi cosa non poteva essere utilizzata più per fini comuni, anche tutti gli oggetti, anche carne, animali, non potevano più essere utilizzati in quanto venivano a contatto con queste divinità, che venivano considerate maledette. Bene. Passiamo a quelle due opere lì. La prima è Proserpina, questa sulla sinistra, e quella sulla destra è Daphne, che si trasforma in alloro. Grazie.